Ok, siamo qui per parlare di questo libro diviso in due tomi, parliamo di 1600 pagine, la cui caratteristica è che, a differenza di tutti gli altri libri sull'alimentazione, soprattutto quelli universitari, dove, che hanno zero bibliografia sull'apparato anatomico e fisiologico della specie umana, cioè sulla struttura anatomica e fisiologica della specie umana, questo libro ha 250 pagine solo di bibliografia. La bibliografia vuol dire che viene citato il paper scientifico da cui è tratta un'opinione o un dato scientifico. Guardate, 250 pagine, la bibliografia vuol dire che c'è nome degli autori, anno in cui hanno pubblicato e titolo della pubblicazione. Infatti adesso leggeremo alcuni pezzi del libro e ogni affermazione è corroborata da paper scientifico, anno del paper e nome degli autori. Quindi già questo dato vuol dire che qua stiamo parlando di una cosa seria. Mentre ripeto, i libri universitari hanno zero paper scientifici riguardanti l'anatomia e la fisiologia comparata. Poi c'è la fisiologia dello sviluppo, il libro tratta una serie di argomenti su cui, dato si chiama omotropico, sul mito onnivoro e grado zero della civiltà. Il grado zero vuol dire che siamo a zero a livello scientifico sulla nutrizione. Ci sono pochi studi e ci sono tutti qua dentro. Mentre, che ne so, sui reni, sulle orecchie ci sono miliardi di studi, sulla nutrizione siamo a zero, cioè siamo a pochissimo in paragone a tutto il resto. Ed è tutto qua dentro. Questo autore, questo Fabrizio Dresda di Taranto, si è spulciata l'intera letteratura mondiale, quindi tutto il PubMed, che è il massimo livello per i ricercatori, tutto, l'intera letteratura mondiale in lingua inglese, e l'ha messa a confronto. Per ogni argomento lui è andato dai massimi autori e li ha confrontati. E ha fatto quella ricerca. Quando ha visto che di quel singolo argomento, e parliamo di migliaia di argomenti di questo libro, continuavano a ripetersi gli stessi autori, poteva dire che aveva raggiunto il culmine di quel singolo argomento, di quel singolo paragrafo. Pensate che lavorone che ha fatto questo libro. Ora io leggerò dei pezzi. Il primo pezzo che leggo, che mi fa piacere leggere, è l'atto politico della nutrizione, perché prima di Fabrizio Dresda, a livello scientifico, in tutta l'intera storia dell'umanità, a parte i greci pitagorici come c'erano nell'antica Grecia, l'unico approccio scientifico che è stato fatto prima di Fabrizio Dresda è stato Armando D'Elia, negli anni 70, 80, 90, a Roma, teneva delle conferenze e fece anche un libro dove ha smitizzato il mito delle proteine, perché tutta questa zootecnia, questo mito della carne, deriva solo da questo mito. Le proteine, lo stesso Dresda smitizza. Quindi prima di Dresda solo D'Elia ha fatto un libro scientifico. E quindi, come diceva D'Elia, l'atto del mangiare è un atto politico, tanto è vero che i primati, che sono tra gli esseri più forti al mondo, tipo il gorilla, mangiano solo frutta, se non gli distruggi la foresta. Non solo sono 10.000 forti più di Schwarzenegger quando vinceva il Mister Universo, ma siccome la frutta non crea competizione, sono pacifici, vivono in pace, non si aggrediscono, non si ammazzano. E con un dito ti può staccare un braccio, un primate. Con un dito ti può staccare un braccio. Ma non ha motivi. Ah, dovrei usare anche il microfono, perché abbiamo il microfono. Allora, provo il microfono. Allora, la parte in cui accenno all'atto politico di Dresda è la premessa. Leggo solo un piccolo pezzo. La gabbia nella quale siamo rinchiusi è infatti un solo nome, un solo volto, e si riferisce al non-mitropismo. C'è anche la nota: non-mitropismo è la pretesa di voler non solo mangiare qualsiasi cosa, tipo anche il legno, i sassi, ma anche vivere in qualunque luogo. Ora, siccome l'orso polare, per esempio, ha un luogo specie specifico, il concetto di specie specifico, per esempio, all'università, a parte la veterinaria, non lo sa nessuno. Cioè, il cibo specie specifico, il luogo specie specifico, l'habitat specie specifico, il clima specie specifico, la termoregolazione specie specifica, cioè quanti gradi deve stare il tuo corpo, il metabolismo specie specifico, non vengono considerati. Quindi, lui, il suo attacco, perché è un attacco alla fine, perché con tutti i dati scientifici che ha, non può esimersi da attacco, dire non solo mangiamo di tutto, ma viviamo dappertutto. È come dire, l'orso polare, siccome magari gli va, siccome ha voglia, va
va a vivere all'equatore. Secondo voi è normale che un osso polare possa vivere all'equatore? Non c'è un qualcosa che lo disturba, tutto questo pelo? E noi siamo nati, come tutti gli animali, senza vestiti. Quindi i tropici sono il nostro luogo specie specifico. Questo concetto di specie specifico, come dicevamo prima del digiuno dei corpi chetonici, non dice nessuno. La parola specie specifico, questa è la parola composta, non dice nessuno. Ed è la base della vita. Perché tutti gli animali hanno un abito specie specifico, hanno un cibo specie specifico. Gli erbivori hanno l'erba. E hanno anche il tipo di erba per ogni erbivoro è diverso dagli altri. Perché non creano competizione, la natura non crea competizione, è solo l'uomo che è uscito un po' dalla natura e ha creato la competizione. Quindi, ecco perché non si tratta di speculare su una dieta come le tante altre, ma si tratta di rimettere in discussione la nostra cultura, i nostri valori, ovvero le nostre credenze. Il fruttotropicalismo è un atto politico, esattamente come diceva Armando De Via. E infatti lui è il persecutore ideale di Delia, perché è l'unico in ambito alternativo, l'unico che ha un approccio scientifico, che nessuno ha 250 pagine di biografia. Meglio l'atto politico, o meglio l'atto politico per eccellenza, che rimette in discussione lo status quo, scavando nelle sue fondamenta e nelle sue premesse recondite. L'operazione qui intrapresa, in questo libro intende, non uno di mistico e religioso, di fatto non si ricercano né adepti né credenti, ci si affida interamente al pensiero vigoroso per quanto si ha la sua realizzazione, cioè il pensiero logico. Ok, io direi di passare già al pezzo forte, il mito delle proteine. Il mito per cui si basa tutta la devastazione ambientale, sanitaria, etica dell'intero pianeta, perché mangiare un essere vivente che ha gli occhi come voi, che è uguale a voi, che assomiglia a voi, è una devastazione anche etica. Leggo solo un pezzo per capire perché è abbastanza lungo. Proteine animali e vegetali. Sebbene i vegetali, e solo loro possono fornire, in special modo con la frutta, un apporto proteico ottimale, sia in quantità che qualità, vige un pregiudizio diffuso sia a livello sociale, cioè tramite mass media, la gente comune pensa, ma forse io lo prendo? Che è la domanda classica. Sia a livello sociale che in parte della comunità scientifica, in parte in realtà quasi tutta, che le proteine animali presentino un valore biologico superiore. Questa è la grande bufala, per esempio. Ma infatti si tratta di un'affermazione puramente ideologica e assolutamente infondata. E qua comincia con la citazione scientifica. Eggsted, Papers di Eggsted del 2000, Papers di Milburn del 99, Papers di Spett del 89. E addirittura c'è una nota. La nota dice: il consiglio di un apporto di proteine animali e vegetali in un rapporto di 1 a 1, cioè tante proteine vegetali quanto quelle normali, nell'infanzia, e di 1 a 3, 2 a 3 negli adulti, non ha nessun fondamento, è stato autorevolmente affermato che una dieta a base esclusivamente vegetale e nutrizionalmente adeguata anche sul piano proteico. Eggsted 2000, documento scientifico di Eggsted del 2000, e Spert 1989, documento scientifico di Spert 1989. Tutti quelli che devono ribattere queste affermazioni devono portare altri papers scientifici che non esistono. Giorgio Calabrese, il massimo nutrizionista in Italia a livello mediatico, non c'è neanche questi papers. Io ho incontrato in un dibattito televisivo, gli ho dato un po' di dati, lui ha risposto con zero. Ok, andiamo avanti. Il giudizio sul valore biologico del proteine si è rivelato errato e velleitario. Qua stiamo parlando di un giudizio errato e velleitario su cui si basa l'intera storia dell'umanità, tutta l'intera zootecnia, tutta l'intera. Da molto fastidio. Vabbè, basta. Tutta l'intera zootecnia. Che devasta il pianeta. Noi abbiamo 5 miliardi di ettari di viveri dall'uomo, cosiddetti antropici, 5 miliardi di ettari. Bene, sappiate che il 66% di questi, cioè 3 miliardi e mezzo di ettari, sono in mano agli allevamenti. Il 33% è in mano all'agricoltura, ma di quel 33% il 22% è l'agricoltura per gli animali, non per l'uomo. Quindi arriviamo all'88-89% di terreno di vivere dall'uomo, antropico vuol dire che ci puoi vivere tu. Vuol dire che ci puoi mettere una cupola geometrica, vuol dire che ci puoi vivere. Ognuno di noi va detto a mezzo ettaro di testa, con gli alberi da frutto.
89% dell'eteropianeta, divide dall'uomo, quindi esclusi i ghiacciai, esclusi i deserti, è occupato dagli allevamenti. Rimane l'11%. E dice, vabbè, noi viviamo l'11%. No, è la nostra agricoltura l'11%. Noi viviamo dallo 0, per questo dobbiamo stare in questi palazzi uno sopra l'altro, in condomini e tutto quanto, dobbiamo avere mezz'ora a testa. Quindi tutto questo si basa su quello che si è rivelato errato e veritario dai paper scientifici, dai documenti scientifici. Sia dalla valutazione di quegli animali che di quelli vegetali, cioè il valore biologico, che poi è il valore biologico delle proteine adesso vediamo. In particolare la valutazione delle proteine vegetali spesso si è concentrata sulla valutazione dei semi vegetali e in primis dei cereali, che risulterebbero avere una composizione di amminoacidi limitatamente nel triptofano e soprattutto nella lisina, o al massimo in tuberi e rizomi. Inoltre va detto che gran parte dei valori biologici delle proteine vegetali è stato paragonato all'uomo, questo storicamente dall'Ottocento, i cosiddetti amminoacidi essenziali e il valore biologico delle proteine, è perché nell'Ottocento qualche scienziato, tra virgolette, ha detto noi dobbiamo fare grazie all'uomo, perché probabilmente gli scienziati pensano che siamo delle galline. Cioè, il paragone di tutto questo errore scientifico fatto è perché è stato paragonato all'uomo. E al latte, latte vaccino, latte dell'unica, non siamo debitati, siamo delle galline. Alimenti destinati all'organismo in rapida crescita. Papers di Sylvester e altri del 1995. In realtà i vegetali forniscono spesso in eccesso, rispetto alle raccomandazioni, tutti gli amminoacidi essenziali. Dovete sapere che la carne vi dà proteine, il corpo non vuole proteine, il corpo vuole gli amminoacidi, le proteine sono catene di amminoacidi. Ma il corpo, per costruire le proteine al suo interno, non usa le proteine, usa gli amminoacidi, costruisce le proteine. Se gli arriva la proteina, cioè se gli arrivano catene di amminoacidi che formano proteine, lui deve spendere energia per scindere queste catene e scindere in amminoacidi. La cosiddetta digestione vuol dire digerire, vuol dire scindere. Tutto quello che viene mangiato, che non siano che è complesso, deve essere scisso ed è una perdita di energia pazzesca. In realtà i vegetali forniscono spesso in eccesso rispetto alle raccomandazioni tutti gli amminoacidi essenziali, considerando che le piante li sintetizzano tutti. Non vi è nessuna necessità di mescare gli alimenti per avere il bilanciamento dei vari amminoacidi. Qualsiasi dieta a base vegetale può tranquillamente soddisfare il bisogno proteico indicato nelle raccomandazioni del momento, in cui si soddisfa il bisogno calorico. Adesso lui usa il termine calorico, ma lui stesso dice che è un termine vacuo e inutile. Anche la caloria è una bufala, non ha nessun senso. La caloria è l'aumento di un grado di una stufa. Quello che noi conta in un cibo è quanti ATP ti dà e quanti ATP ti toglie con la digestione. E loro lo fanno. Non sanno dire i cibi, quanti ATP ti dà e quanti ATP ti toglie, che energia e ATP. Non lo sanno. E solo questo ti può indicare il valore di un cibo. Ma, secondo fonti autorevoli, ciò si addirittura verifica che tu hai tutte le proteine che ti servono, anche in caso di restrizione calorica. Al più varrebbe il contrario, ovvero un eccesso di apporto calorico esacerbe una possibile carenza. Papers di Engsten del 2000. In diversi vegetali e frutti vi è un ottimale equilibrio tra amminoacidi essenziali e non essenziali, tanto da presentare un valore biologico di 100. Cioè, per esempio, la Zella rubra o il chayote, si trova nei negozi etici il chayote, non a Milano soprattutto. Papers di Boba e altri del 2016 e Dinog ed altri nell'82 e nell'83. Allora, inoltre, mentre i prodotti animali promuovono la disbiosi, questo è già solo questo passaggio qua è tutto il libro. La disbiosi vuol dire lo squilibrio batterico e microbiotico all'interno del corpo umano, in particolare all'interno dell'apparato dell'intestino. Questo cosa vuol dire? Che noi siamo pieni di microbi e batteri che sono simbionti e che sono hanno un certo numero, nel senso sono quasi come se fossero in concorrenza, si mantengono nello stesso numero e nessuno prevale sugli altri.
perché in caso una colonia batterica o microbica prevalesse sulle altre, ci sarebbe la disbiosi. La disbiosi vuol dire che tutto l'apparato intestinale va a rameno e tutti gli organi del corpo vanno a rameno. La condizione di disbiosi, voi dovete sapere, che è di tutta la specie, di queste 8 miliardi di persone, quasi tutti sono in disbiosi perché appunto mangiano cibo aspecifico, cioè zootecnia e semi. Perché la tesi scientifica di questo libro è che l'uomo è un animale frugivoro. Frugivoro vuol dire che adatto solo a frutta e verdura, quindi tutto quello che si può mangiare crudo, di frutta e verdura, puoi anche cuocere eventualmente perché fa male, e fa parte dell'uomo frugivoro. Le patate, i tuberi e i semi non fanno parte dell'uomo frugivoro, che non le puoi mangiare crudo. Guarda, mangiare la patata crudo e poi via. Inoltre, mentre i prodotti animali promuovono disbiosi, abbiamo detto una cosa terrificante, cioè il fatto che le colonie di batteri e di microbi aumentino e da simbionti, da reciproco vantaggio col corpo umano, diventino provocatori di tutte le malattie, soprattutto quelle mortali. E quindi, forse dovevamo mettere qua, perché non posso urlare, quello che verrà verrà, o chi non è venuto, peggio per lui, che sta a Milano. E inoltre, mentre i prodotti animali promuovono la disbiosi e quindi pregiudicano la sintesi microbica degli aminoacidi, perché sono i microbi che favoriscono la sintesi microbica degli aminoacidi, i vegetali, in particolare la frutta, con la presenza di glucidi, fibre e fenoli, favoriscono l'eubiosi. Eubiosi vuol dire giusto, la giusta, giusto, lo giusto numero di batteri, di gruppi batterici e microbici, e la sintesi endogena, migliorando lo stato nutrizionale proteico. Papers di Day e altri del 2011. Tanto che vi è un'accertata correlazione inversa tra consumo di proteine vegetali e morbidità cardiovascolare. Cioè, correlazione inversa vuol dire che più è basso il consumo di proteine vegetali e più avrete attacchi di cuore e morbidità, cioè morte cardiovascolare in generale. Mentre vi è una correlazione diretta con le proteine animali. Più aumenta il numero di proteine animali e più avrete problemi cardiocircolatori e morte da malattia. Papers di Pedersen e altri del 2013. Lo stesso aumento della forza delle dimensioni muscolari non è influenzato da altra fonte, le proteine per essere forte, no? Vanno a dire agli erbivori, un elefante, un rinoceronte, un gorilla con un dito che stacca un braccio, un gorilla. È influenzato dalla fonte di proteine utilizzata, non è influenzato dalla fonte di proteine utilizzata, ma semmai, scusate, lo stesso aumento della forza delle dimensioni muscolari non è influenzato dalla fonte di proteine utilizzata, ma semmai dalla quantità. Haub e l'altro 2002. D'altronde le proteine animali promuovono l'acidosi metabolica, che è una cosa gravissima, che consuma tutti gli organi interni. Le conseguenze perdita di massa muscolare, l'acidosi proprio la perdita di massa muscolare. D'altronde i vegetali promuovono l'alcalinizzazione e la presenza di buona massa muscolare. Papers di Adeva e altri del 2011. Inoltre si è visto a livello mondiale che all'aumentare l'assunzione di proteine, soprattutto di proteine animali, peggiora di molto la salute generale. Questo è un paper scientifico, e le condizioni del tessuto osseo, frassetto e altri del 2000. D'altronde la biologia evolutiva dimostra come le fonti vegetali selvatiche forniscono quantità, qualità e doni di proteine, come è accaduto per milioni di anni per tutti gli ominidi. Papers di Speck dell'89. Io direi di andare ai pezzi forti adesso, anche se in realtà le proteine hanno un pezzo forte. Il pezzo più forte di tutti è il paragrafo sulle patologie psichiatriche e neurodegenerative. Leggerò solo pochi passaggi perché sarebbe leggere tutto per intero, perché raffigura la condizione di 8 miliardi di persone e in stato a maggioranza di demenza. Parla molto di malattie neurologiche come quelle più, diciamo, la malattia di Down, malattie del campo cognitivo, e tutte quelle malattie che purtroppo prendono anche i bambini. Patologie psichiatriche e neurodegenerative. La popolazione civilizzata onnivora conosce una profonda degenerazione psichiatrica, neurologica e cognitiva, dovuta essenzialmente alle condizioni
di vita artificiali e naturali, ovvero l'habitat, la dieta specifica a cui gli individui sono sottoposti. Numerose sono le patologie psicologiche e psichiatriche, per esempio schizofrenia, bipolarismo, depressione, autismo e neurodegenerative, per esempio Alzheimer, Parkinson, e cognitive, per esempio ritardo cognitivo, demenza, deficit cognitivo. Riscontrate che sembra notevole crescita, in particolare nelle società industrialmente avanzate, che sono quelle che mangiano meno 5. Oggi i disordini mentali riguardano oltre 1 miliardo di individui, 1 miliardo su 8 miliardi, disordini mentali. Stiamo parlando di uno che si è dimenticato di spegnere la luce, disordini mentali. Questo dato costituisce solo la punta dell'iceberg, cioè è solo la punta dell'iceberg, 1 miliardo su 8, ovvero quella parte della popolazione pluridiagnosticata, che ormai è un caso clinico accertato. Nello specifico si contano per esempio circa 300 milioni mazzi di depressione, 70 milioni di schizofrenia, 50 milioni di Alzheimer e altri 50 milioni di epilessia e di Parkinson. Papers di Albenzo del 2016 e Ream del 2019. Esiste in realtà un mare magno di individui, sebbene in stato subclinico, cioè non pienamente diagnosticato, e in condizioni di deficit cognitivo, di demenza latente, e ciò riguarda forse la stragrande maggioranza della popolazione. Maggioranza di 8 miliardi e 4 miliardi di questa popolazione, che devasta il pianeta, è in stato di demenza. Questo vuol dire che a qualsiasi livello politico, governativo, sindacale, imprenditoriale, l'operaio, a qualsiasi livello della scienza, biologia, chimica, matematica, fisica, la metà della gente che vedete è in stato di demenza. Dire che quando vedete un congresso di scienziati, non parliamo di medici che comunque è a un livello bassissimo, parliamo di scienziati veri, la metà è stato di demenza. Un congresso di matematici al massimo livello, la metà è stato di demenza. Quindi uno stato subclinico poco diagnosticato, in condizioni di deficit cognitivo di demenza latente. Ciò riguarda forse la stragrande maggioranza delle popolazioni. Infatti la constatazione clinica è solo la fase terminale, l'accertamento clinico di quel miliardo diagnosticato è solo la fase terminale avanzata di un processo di progressiva degenerazione neurologica che si svolge nell'arco di diversi decenni. Questo è il discorso che facevamo prima. Se tu sei in stato di demenza già a 40 anni, 50 anni, poi vivi fino a 100 con le medicine, tu sei già morto a 40 anni. Non puoi dire che sei morto a 90. Perché tu arrivi alla longevità, dopo avere una longevità, solo se sei sano. La longevità è cioè zero malattie, ma ottimo stato di salute. 6 milioni di italiani sono senza denti. Questa è longevità sana? Il record italiano, record mondiale di consumo di farmaci in Italia. Quindi la constatazione clinica è solo la fase terminale avanzata di un processo di progressiva degenerazione neurologica che si svolge in anni di diversi decenni, se non dall'infanzia o dall'adolescenza, che spesso solo nella tarda età manifesta la sua forma brutta e ineludibile. Sta dicendo che quelli che sono dementi a 90, 80, 70 anni in realtà avevano già una forma di demenza in adolescenza, per via del lento logoramento in cui il nostro sistema nervoso centrale va incontro. Papers di Moscova del 2018. Il cervello è l'organo più colpito dagli stress e dall'avversità e della tossicità del non-neurismo e dello stile di vita civilizzato. Per lui termine civilizzato vuol dire il fatto che viviamo fuori dai tropici. Infatti se è vero che l'organo più protetto del nostro organismo, scatola cranica e ossa, meningi, i meningi proteggono dopo le ossa, e poi c'è la barriera ematoencefalica che filtra il sangue affinché non entrano le tossine, che scorrono nel sangue le tossine in tutti gli organi, però il corpo non vuole che vadano nel cervello. Ma questa barriera ematoencefalica non ce la fa filtrare le tossine, proteine per esempio, bucano la barriera ematoencefalica. È anche vero che è tale, cioè il più protetto, in quanto è il più fragile e delicato l'encefalo, tanto che i danni che subisce di solito si rivelano irreversibili, poiché la sua capacità di rigenerare le cellule neuronali, a dispetto degli altri nostri tessuti organi, è molto limitata, perché tutti gli organi si rigenerano, il cervello molto limitato. E ha bisogno di un sacco di energia, tutta l'energia che va nella gestione è rubata all'autorigenerazione delle cellule neuronali, del cervello. Tra i vari fattori extranutrizionali coinvolti nell'eziopatogenesi, è noto come la vita in società altamente urbanizzata e industrializzata esponga alla degenerazione neurologica e alla demenza precoce per via di inquinanti chimici,
campi elettromagnetici, che intende il cellulare per esempio, artificiali, sovrappopolazione e stress, altrettanto lo stress che poi deriva principalmente dall'alimentazione. Come diciamo prima, il caffè e il freddo sono le due maggiori fonti di cortisolo in modo stress. Altrettanto noto è come per scarsa insolazione i disturbi psicologici aumentino allontanandoci dall'equatore, in particolare si riscontrano nella fascia extratropicale. Sappiate che l'unico modo per sintetizzare la vitamina D è il sole, non ce ne sono altri. Famosa, sentite qua perché lui comunque non si usa anche di storia, Dresda. Famosa l'affermazione di Pericle, riportata da Tucidice, su come i greci fossero superiori ai barbari del nord per via della loro maggiore esposizione al sole. Cioè, Pericle dice, siccome noi greci siamo più esposti al sole, abbiamo un livello intellettivo superiore ai barbari del nord. Infatti, tutti gli scienziati, prima che venissero distrutti da Alessandro Magno e da Aristotele, erano tutti nati in Grecia. E nella Magna Grecia intesa come anche la Puglia, la Calabria, la Sicilia. Un altro elemento anch'esso indiscutibile per la salute mentale intellettiva è costituito dalla modalità dello sviluppo intrauterino e postnatale. Infatti, individui nati da madre intossicati per il cibo, ancor più non adattati, comunque non adeguatamente adattati al seno, presentano uno sviluppo cognitivo inferiore. Isaac e altri nel 2010. Infine, il consumo di sostanze psicoattive come alcol, narcotici, stimolanti e allucinogeni contribuisce fortemente all'insorgenza di disturbi psichiatrici neurodegenerativi. Campbell nel 71. La dieta aspecifica, cioè soprattutto quella zootermica, onnivora, costituisce, come in questo caso, un fattore causale assolutamente centrale. La dieta aspecifica incide sia attraverso i suoi rapporti nutrizionali squilibrati, sia attraverso i suoi componenti antinutrizionali. E di interesse tossicologico, che la dieta onnivora sia l'origine dell'atrofia cerebrale e del deficit cognitivo, generalizzato, lo si può evincere ricordando come l'azione patologica sistematica esercitata dalla nutrizione aspecifica, non a caso, la maggior parte dei soggetti affetti da disordini neurologici è spesso anche affetto da disordini fisiologici, in particolare gastrointestinali, la disbiosi, batteri, microbi, che prevalgono. Alcuna parte di queste batterie veicoli aumenta, prevale, uccide gli altri e questo porta a malattie cardiovascolari e metabolici. Infatti possiamo vedere come alla base del malfunzionamento delle alterazioni neuronali vi siano quelle del sistema circolatorio, per via di un mancato rifornimento adeguato di sangue per qualità e quantità al cervello, come nel caso in cui un sangue viscoso, la viscosità deriva dal cibo zootecnico, attraversando arterie compromesse procura ictus o incidenti cerebrovascolari. Quindi le stesse cause che sono alla base di patologie endemiche nella civiltà, endemiche vuol dire diffuse in ogni singolo posto del mondo, come ipertensione, arteriosclerosi, quindi diabete, disbiosi, costipazione, questo non è longevità. La longevità è quando non hai ipertensione, non hai arteriosclerosi, non hai diabete, non hai disbiosi, non hai costipazione, non hai malattie cardiocircolatorie, bla bla bla. Spesso sono le cause che determinano le patologie mentali, studio di Campbell del 2011, Senef e altri nel 2011. C'è anche una nota, l'Alzheimer è stato definito persino un diabete di tipo 3, studio di Steen del 2005. Altresì significativo che l'epidemiologia indica negli stessi paesi con la più alta incidenza di patologie metaboliche e cardiovascolari quelli che presentano anche la maggiore incidenza di disordini neurologici e di declino cognitivo delle cefale, studio di Campbell del 2011. Inoltre, la forte connessione tra alimentazione e psiche si può facilmente rinvenire nel dato che molti disordini psicologici e neurologici sono presenti in quei soggetti affetti da problematiche gastrointestinali e disbiosi. Disbiosi è quella che distrugge tutto. Se i batteri si squilibrano, le inceppano, è fottuto. Per esempio, molti pazienti affetti da depressione presentano rispetto ai controlli valori sierici significativamente maggiori di IgA e IgM. Contro l'iposaccaride di enterobatteri gram negativi, denotando la presenza di una maggiore permeabilità intestinale in questi pazienti, sul DD e altri nel 2013. Il livello scientifico del testo arriva a livelli altissimi, mentre i malati del Alzheimer mostrano un alto tasso di infezioni, per esempio Helicobacter, clamidia, herpes, psicornavirus, bornavirus, spirochete. Tanto che la proteina amiloide sembra svolgere anche una funzione antimicrobica. Studio di Senef del 2011.
Adesso andiamo alle parti più, diciamo, meno tecniche. Questa parte è importante. Fondamentale sono la vita prenatale e non natale, l'apporto di vari composti specifici per ogni specie presenti solo nel latte materno. Per esempio il basso peso alla nascita, la simmetria corporea, l'insorgenza di infezioni possono pregiudicare notevolmente il futuro sviluppo cognitivo del neonato, in quanto le difese immunitarie dirette contro patogeni e parassiti impiegano tutta l'energia, un'altra parte di energia. Il neonato ha il consumo energetico più alto del mondo, più di un campione olimpico, perché triplica il proprio peso e perché deve sviluppare l'apparato neurologico. Però, se deve usare le sue energie per le difese immunitarie dirette contro patogeni e parassiti in tutte le energie lì, non sviluppa il cervello e avrà un dato cognitivo subclinico che si manifesterà magari a 60 anni, ma che è nato in infanzia, che non potrà essere utilizzato per lo sviluppo cerebrale, questa energia, il quale si ricorda che lo sviluppo cerebrale nei primi anni di vita è molto 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 dispendioso. Studio di Brosco e altri del 2013, Epic e altri del 2010. C'è la nota che dice che nel primo anno di vita il costo metabolico, cioè il consumo di energia, pensate, non so, una maratoneta che consumerà un po' di energia, poi stiamo parlando di 10.000 volte di più. Nel primo anno di vita il costo metabolico per lo sviluppo cerebrale è di ben l'87%, cioè solo per lo sviluppo cerebrale tutto il corpo deve dare al cefalo l'87% di energia. Pensate, se poi invece devo andare a utilizzare l'80% per combattere i parassiti, che cosa, come si sviluppa l'encefalo? E a 5 anni del 44%, a 10 del 34%, da adulti in media del 25%. E studio di Epic del 2010. I nemici principali del nostro cervello sono la disidratazione, quindi qui con la zootecnia si è disidratati, l'infiammazione, lo stress ossidativo, l'ipoinsolazione, cioè la poca insolazione, l'acidosi, l'ipossia, cioè lo scarso arrivo di ossigeno. Sapete che il tumore nasce da acidificazione e scarso presenza di ossigeno. La demineralizzazione, l'ipovitaminosi, la denutrizione. Questi sono pericoli simili a quelli che si riscontrano per gli altri organi, ma anche per il cervello sono particolarmente deleteri, data la sua suscettibilità all'acidosi e allo stress ossidativo, per il suo alto contenuto di grassi, ovvero circa l'11%, il suo alto fabbisogno di idratazione, ossigeno e glucidi, per glucidi si intende quelli semplici della frutta, come carburante. Nello specifico può notare come già con una lieve disidratazione del 2% compaiono i primi segni di confusione, mentale, vengono influenzate negativamente, guardatemi da un goccio, che mi sento disidratato al 1%. Già solo con il 2% compaiono i primi segni di confusione mentale e vengono influenzate negativamente le funzioni cognitive, le funzioni motorie, diminuendo notevolmente la prontezza mentale, l'apprendimento associativo, la percezione visiva, la capacità di ragionamento e la memoria più eterna. Studio di IOM del 2001. Non a caso la demenza cognitiva di anziani è associata alla disidratazione. Studio di Seymour del 1980. La disidratazione può aumentare anche l'aggressività, in quanto stimola attraverso l'angiotensina la produzione di adrenalina. Studio di Fitzmons del 76. Allo stesso modo possiamo vedere come anche l'acidosi possa inficiare la capacità cognitiva, via via 2012. L'acidosi infatti comporta ipossia e il proprio cervello consuma da solo il 20% dell'ossigeno assorbito dal corpo, fatto che distingue la specie umana dagli altri vertebrati, che invece vi siano solo il 2,8%. L'ossigeno è così vitale per i nostri neuroni che sono sufficienti pochissimi minuti di anossia per decretarne la morte, via via 2012. Anche gli antiossidanti sono fondamentali per neutralizzare invece lo stress ossidativo che è all'origine delle disfunzioni psichiatriche e neurologiche come il pansi, come la SLA e la schizofrenia, dove si rinvengono più bassi livelli di glutatione. L'abbassamento del glutatione abbassa il sistema immunitario. Difatti, il paracetamolo, la pregabalina, ha abbassato il sistema immunitario di un sacco di gente e quando ha contratto il virus ha fatto quello che non ha fatto. Studio di Glaser e da altri del 2005. Le parole che sto dicendo io le ho dette anche le Muzzi, che è il capo del Mare Negri, che è l'istituto di ricerca più famoso al mondo, quello sul glutatione e sul paracetamolo. Questo studio di Glaser del 2005, Sutton del 2014.
il macronutriente più importante per il nostro organismo è il glucosio. Il glucosio è un zucchero semplice, intendiamo quello della frutta, non quello dei cereali. Quello è amido, sono catene incredibili di glucosio tutte accartocciate che il corpo deve scindere. Il nostro cervello ne consuma quasi l'80% di quello prodotto. Il nostro cervello consuma l'80% di energia solo l'encefalo. Di tutta l'energia parliamo. Il glucosio migliora la memoria degli animali e dell'uomo. La ricerca sugli animali. L'acetilcolina è importante, infatti sta nelle mele rosse l'acetilcolina. Studio dei muscoli del 2018. È anche vero che l'alterazione del metabolismo del glucosio e la presenza di fenomeni di iperglicemia e ipoglicemia possono comportare scompensi neurologici. Messier 2096. E non posso leggere tutto la parte sulle malattie psichiatriche. Parla molto anche dell'autismo qua, dell'epilessia. Direi che leggerei solo una parte molto 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 importante di cui abbiamo parlato già con Nicola. Solo un'alimentazione esclusivamente vegetale può liberarsi benefica della nostra salute, mentre, ed in particolare solo un'alimentazione frugivora, può donare, come fece ben passato, il massimo sviluppo cognitivo. L'indice di sviluppo cognitivo si è avuto solo nel periodo frugivoro stagionale. Dopodiché, lo sviluppo dell'encefalo è andato peggiorando, cioè è aumentato l'encefalo, ma l'indice cognitivo è la dimensione dell'encefalo su dimensione del corpo. Con la fase di consumo della carne, le dimensioni dell'encefalo sono aumentate, ma il corpo molto di più. Quindi l'indice cognitivo si è abbassato. Mentre prima, con l'uomo frugivoro, continuava a aumentare l'encefalo, con un corpo costante. Secondo Benjamin Franklin, statista e scienziato del XVIII secolo, una dieta vegetariana traduce in una maggiore chiarezza nella testa e una comprensione più rapida. Tutte le maggiori menti di tutta la storia dell'umanità erano vegetariane. Infatti, Aristotele non lo era, ed era lo scienziato della chiesa. Ed è colui che ha distrutto tutti gli scienziati greci attraverso la tutela tutt'ora del San Marco. Le città greche non sono state distrutte dai persiani, ma dal nemico interno, cioè dal San Marco. Perdendosi tutta la democrazia diretta, tutta la possibilità di critica, la capacità di critica, il non rispetto della gerarchia culturale. Tutto questo è nato in Grecia, nella Grecia antica. Tutto distrutto da Aristotele e da Alessandro Magno. Dopodiché c'è stata solo la gerarchizzazione, di ipse dixit, l'ha detto lui, no? Prima l'ipse dixit di Aristotele, quindi non puoi confutarlo. Quindi no? La capacità logica che avevano i greci in quel periodo storico è stata distrutta da Alessandro Magno. E non c'è più capacità logica che avevano i greci. Viviamo in un mondo di dementi. I greci pigliavano il sole e mangiavano un sacco di frutti. Benjamin Franklin diceva un maggiore vegetarismo provoca una maggiore chiarezza della testa e una comprensione più rapida. Uno studio constatò che diventano vegetariani da adulti, come sappiamo, gli adolescenti non più alto cui, col più alto paziente diabetico. Studio di Gale e altri del 2007. L'alimentazione vegetariana favorisce il fine alfa e il rilassamento neuromuscolare. I cibi animali promuovono invece l'aggressività, infatti sono detti di fenilalanina, tirosina, progenitori delle catecolamine. Le catecolamine sono quello che vi dà fastidio, quello che vi serve solo se c'è un animale in una situazione di pericolo, devi avere l'adrenalina che ti sale per quei pochi secondi per cui ti metti in fuga o per cui reagisci. Ma la situazione umana di 8 miliardi di persone è costantemente in catecolaminosi, cioè adrenalina dell'adrenalina. E quando anche esce l'ormone dello stress, come sempre, esce sempre accompagnato dall'adrenalina. Cibo animale promuove invece l'aggressività, infatti sono ricchi di fenilalanina e tirosina, progenitori delle catecolamine, dove la frutta e i vegetali sono ricchi di glucidi che favoriscono l'assorbimento del triptofano. Il triptofano è il precursore della serotonina, delle indolamine, che ci sono quei neurotrasmettitori del benessere, quando sei bene. Nella carne è presente anche la stessa adrenalina, pensate un po', che produce effetti anfetaminici ed un effetto negativo se per l'altro c'è effetti di dipendenza. Per l'altro rapporto, così come nei semi vegetali, è semplificato dall'evidente iperparatiroidismo che dona una nota rozza fisionomia dei grandi mangiatori di carne, studio del 2012.
Non è un caso che nei paesi dove si mangia più carne sia più delinquenza e crimine rispetto ai paesi dove si consuma minore, sempre del 2012. Gli stessi semi vegetali possono presentare diverse neurotossine, sostanze che altro nella psiche. Ballarini, 89, Strong, 66. Se andate la grave, l'ho fatto io, chiedete, mi date l'elenco delle tossine che le piante mettono nei loro figli, nei semi? Ti vedono in faccia, dico, guarda che sono tomi, che sono 10 volte questo, solo per l'elenco delle tossine che le piante mettono nei semi, i cosiddetti metaboliti secondari, killer. Le piante difendono i semi. Le piante hanno 3 miliardi e mezzo di anni, come già avevo ipotizzato da anni, hanno dei nomi vegetali, c'è tutta una scienza fondata da Mancuso, la neurobiologia vegetale, che dimostra che le piante sono esseri pensanti, hanno i neuroni vegetali. E quando uno pensa, la prima cosa che pensa è difendere i figli. Così come uno stacco di adrenalina potrebbe a una madre fare sollevare una macchina per difendere il figlio, le piante non hanno gli zoccoli, come dire, per ammazzare i predatori, usano la guerra chimica. La guerra chimica vuol dire che mettono tante di quelle tossine, le tossine che loro mettono nei semi, sono più pericolose delle tossine che mettono gli agricoltori sintetizzate dalla chimica. Il fine della pianta è uccidere o far impazzire il predatore che gli ammazza il figlio. Le piante cercano una simbiosi di diffusione zoocola con gli animali che mangiano il frutto, fanno il frutto, cercano una simbiosi con gli animali, viene portato il frutto dall'animale lontano dalla pianta in modo che il seme possa crescere, perché se il seme cade sotto la pianta gli ruba l'acqua e il sole. Questo, questi frutti sono fatti con il glucosio, il fruttosio, perché gli animali li ambiscono. All'interno della dieta vegetale, in particolare, solo la frutta dona acqua organica per la massima idratazione. È carbonizzante, garantisce la massima ossigenazione. È antiossidante, darebbe una massima protezione agli insulti ossidativi, ed infiammatoria. Fornisce nutrienti e carburanti per il nostro cervello, ovvero fruttosio e glucosio. Fruttosio è importantissimo. Comunque finiamo con questa frase qua. Fornisce un pool di vitamine, minerali, fitochimici essenziali come l'acido ascorbico, i folati, i polifenoli. Ed è l'alimento che presenta il più basso, se non nullo, profilo tossicologico e immunologico. Inoltre i frutti sono ricchi di melatonina e serotonina. La frutta protegge le arterie cerebrali, da ictus e altri incidenti che pregiungono la funzionalità neurologica. Aumenta il livello del fattore neurotrofico ed è una fondamentale proteina per lo sviluppo di plasticità della rete neurale e sinaptica. Considerate che l'unica cosa che conta per il cervello sono le sinapsi. Voi potete avere anche il cervello più grosso del mondo, ma se non avete le sinapsi si forma pensando, studiando, su tutto il pensiero, sono i collegamenti fra i neuroni. Se avete anche un cervello enorme, ma non pensate, non studiate, non fate un cazzo, siete dei diemeti, nel senso che la capacità di ragionamento deriva dalle sinapsi, non deriva dalle dimensioni del cervello. Puoi anche avere un cervello piccoletto, ma tutto pieno di sinapsi, perché ho fatto degli studi della Madonna, sei molto più intelligente di Einstein, per dire. Questo fattore è spesso presente in basse concentrazioni nei disordini neuropsichiatrici. Studio di Bazardet del 2018. Si è osservato che la frutta e vegetale, in particolare pubblico, dei loro potenti fitochimici, favoriscono miglioramenti performance cognitive e possono persino divertire l'inarrestabile invecchiamento neuronale intellettivo. E qua vi leggo veramente la bibliografia pazzesca. La frutta può invertire l'inarrestabile invecchiamento neuronale intellettivo. Studi di paper scientifici di Bazardet del 2000, e altri del 2018, Brucchi e altri del 2018, Devor e altri del 2012, Joseph e altri del 99, Kim e altri del 2015, Miller e altri del 2017, Ortega e altri del 97, Poidori e altri del 2009, Spencer e altri del 2017, Yuan e altri del 2012. Cioè, una cosa pazzesca, questo che è stato detto. La frutta e vegetale, in particolare crudi, con i loro potenti fitoclinici, favoriscono miglioramenti di performance cognitive, possono persino invertire l'inarrestabile invecchiamento neurale intellettivo. Cioè una bibliografia sterminata, scusate, mi sono infervorato, sterminata contro la zero bibliografia di chi sostiene la zootecnia. Giorgio Calabrese, qualsiasi laureato in medicina, ha zero di bibliografia sull'anatomia e la fisiologia comparata, sulla fisiologia dello sviluppo, tutto quanto. Finisco, manca una riga. Oltremodo significativa la constatazione che la stragrande maggioranza dei pazienti psichiatrici o neurologici abbiano un consumo nullo quasi di frutta. Moscone 2018. Ovviamente per osservare il potenziamento della sfera cognitiva è necessaria un'assunzione importante per un lungo periodo decennale
di frutta e vegetali fiori, studio di Yuan e altri del 2019. Io ho concluso, un'altra volta parleremo della longevità, delle zone blu di Okinawa, che è l'unica vera zona blu al mondo, che hanno una dieta praticamente frugivora. Consumano l'1% di prodotti animali ad Okinawa, lo studio originale è 49, tutti cianciano delle zone blu, ma l'unica zona blu vera, cioè dove le persone arrivavano a essere centenarie con zero malattie e in ottima forma, è Okinawa. La seconda zona blu, sono 5 zone blu, ma le uniche due che sono scientificamente dimostrate che non avevano malattie in ottima forma sono Okinawa in assoluto, e molto distante viene Loma Linda, la comunità religiosa adventista del settimo giorno di Loma Linda, che sono vegetariani. Ma lo studio originale 49, che non c'ha nessuno, di Okinawa, centenari in ottima forma, in splendente forma, zero malattie, dice che mangiavano l'1% dei prodotti animali e il 10% di semi, mangiavano solo frutta e verdura. Frutta e verdura. Ed è l'unico caso di longevità vera, sana, zero malattie, ottima forma, centenari, che come dicevamo prima. E perché non hanno fatto lo studio sugli Hunza? Perché non c'è niente di scientifico sugli Hunza, è tutto diceria. Ma su Okinawa nel 49 stiamo parlando di una cosa pazzesca, 1% dei prodotti animali, 10% di semi, frutta e verdura, ed erano in splendida forma. Questo nel 49, poi che è successo? Che la nipponizzazione, perché Okinawa è un'isola molto a sud, ha portato al consumo di pesce a Okinawa, per colpa dei giapponesi. Poi l'occidentalizzazione, per colpa degli occidentali, demenziali, figli di Aristotele e figli di Alessandro Magno, ha portato la carne. Ma anche adesso la soia. Okinawa fanno schifo. Anche la soia. Comunque chiudiamo qua, perché adesso diamo spazio a Bruno. O no? No, ma interessante lui. Lo so, però io mi sto disidratando, che devo urlare. Saluto tutti, ciao Flavio, ciao anche Paolo.